Cominciamo subito con la spesa per questa mototendata e per non perderti la seconda parte, iscriviti subito al canale. Dai, dai, via, via, via. Siamo qui con Benny FPV, Giovanni Aquila Calva e Fera Friccia Seduta. Per prima cosa raggiungeremo Castel Tesino e poi Passo Mangen. Per andare fino a Canassei, Passo Portoi, a Rapa, scendere giù all'aste dove probabilmente piazzeremo la nostra tenda e poi vedremo il da farsi. Ehi, Nemo, Nemo, Nemo! Cava che a freccia, Venezian! La costa 1,969. Veramente, l'acquisto di Interponi è una gran roba, ma non una gran roba andare via con lui. California, California, I have a small dick. Che razza di coglione. I have a small dick and I'm so sad, and this is why I go in California, California, small dick. Siamo appena partiti a 5 minuti e già la terza sigaretta del viaggio. Ci stiamo avvicinando a Fontaso, si prega i gentili passeggeri di allacciare le cinture. Che coglione, eh? Benvenuti alla Mon. Guardate, c'è ragione, come male, fai tornanti, lo prende strettissimi, poi si allarga. È un quadrato, guarda di brutto da vedere. Benvenuti in Trentino! Ma come, di già? Sì, e qua passeremo Giovannino all'interno. Aia! Bello qua, non sono mai stato! Tu serio? È al centro di Castello Tesino questo? Sì, dai, fa un pausa. Ma visto che c'è la macchina di Street View qua, adesso facciamo il pranzo. Abbiamo i paninetti. Mamma mia, che roba! Paninetti con la porchetta. Ah, che bontà! Oddio! Questo è un bel problema. Penny ha tutta la fiancata piena di fili di grasso. Guarda, apri il cofano! Allora c'è qualche cartel con su. Abbiamo già avuto un piccolo problema, Benny è nei guai. Riuscirà il nostro eroe a raggiungere Passo Mangen senza ulteriori disagi? Io non credo! Wow! I'm very stunned! Guardate che palle, incredibile! Oggi viene il pumping. Oddio! Super pericoloso! C'è la mia moto sporbotta! Eri bello, eh! Belle ste curvette, sì, bello, bello! Anche dolcemente così! La mia moto scoppietta! Luca, ci stai! In base alla strada, tranquillo! Viene un po' che di cagare dappertutto! Sembra di essere in alta montagna. Infatti. Guarda che bella. Bella sì, eh. Purtroppo il drone non funziona, quindi accontentiamoci di queste riprese con la fotocamera. Quella è la strada, siamo di su. Non funziona né il drone, il radiocomando continua a suonare, fa pip 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 e non fa niente, la gimbal non funziona. Carabinieri! Ma che carabinieri? Che ne scritto? Sì, Giochetti! Oh oh oh! Sto coglione! Un vecchio di merda! Cioè, ma le partire davanti, lo so, cioè!
Renato Mena Val di Fassa. Ehi Google. Tre fallito. Ehi Google. Ehi Google. Ok Google. Ok Google. Dove del puzzone di Moena? Puzzone di Moena deriva con la Yamaha. Tanto siamo a Soraga. Guardate che spettacolo. Dove chi fa il gelato? Tipo di tutte e trentino. C'è? Ma che cazzo ne so? Guarda le montagne che si aprono sopra il paese dei balocchi. Imbis gelati, guarda qua gelati. Sarei un parcheggio qua. Abbiamo smontato la rotellina del drone, perché probabilmente è quella che dà problemi. Adesso dobbiamo inventarci come disossidarlo con il DD40 oppure col Mukoff, non lo so. E allora vi spiego un attimo cosa è successo col drone. Praticamente accendendo il radiocomando continua a suonare un pip continuo. Quando tornerà a casa vedrò di sistemarlo. Purtroppo per questo viaggio non abbiamo il drone. Ok Google. Areo. Sto qua le tene, tiene matto il tamburo. Sto qua le tene marijuana, dove faccio il tamburo. Ok Google. Ok Google. Ok Google. La marmolada quella là. Ah, guarda che levigata. Le belgo ai posti, ragazzi. Ci lasceranno passare o ci intrappoleranno? Bella cavallerizza, ciao bella cavallerizza. Inizia già a scherburare la moto. Dico che è una macchina dietro l'altra, non ce la fai a fare una tirata. Qua io anni fa ho fatto autostop a uno. Guarda, sasso lungo, 5 dita e sasso piatto. Questa qua da Drio, che la lezzina schizzare. Ho visto anche a cammino di guardare. Ho la moto a sinistra il massiccio del Sella. Se l'ha qui, non so se era museo, magari a Piero. 2230 le volte. E non per quella che va. Sei venuto con due. Ma manca un bel biancuccio, eh! Eccolo là il pitbull, eh! Di là invece, che svetta su tutte le altre, c'è la Tofana di Rose. Ecco, dietro là si vede il Monte Cristallo anche. Il Pordoi è bello lui, bella strada proprio. Guardate che spettacolo! Sì, la moto scoppietta! Delivero! Dai che sono io a registrare ancora, mi! Tocca a tagliare molto roba! Guarda qua sotto! Che centro abitato! Sì, wow. Quello è il paesino di Laste! Eccola la Gazzuoi con in cima la funivia che arriva fino in cima, mi pare siano 2870 metri. Ecco lì ragazzi, adesso andremo a visitare il castello d'Andra. Bene, Benny è qua, via. Andiamo giù. Bello lui. Ci potrei mettere la tenda qua. Eccoli qua, gli irregolari napoletani. Molto, molto, molto bello comunque, dai. Ci stava a passare di qua. Ci stava anche il drone? Allora, il castello di Andraz sorge su di un grande trovante trasportato a valle durante l'ultima glaciazione, che penso sia una crolla, quella crolla là, vedi? Qua c'è una bellissima cascatina, guardate che spettacolo, bellissima. Areo, irregolari napoletani! Vara, vara!
Coso? Attenzione, lui ci prova. Mamma mia, che pericolo. Guarda qua, giusto? Rifugio Migon, 1600 metri. E anche Benelli lo passa via, attenzione, a poco inizia la serrata. Sì, è un po' stupidina. Awesome ragazzi, siamo arrivati qui alla località di Laste, lì c'è il rifugio, c'è la vista su tutte le montagne intorno, fantastico. Ci hanno già raggiunto anche Simone e Benny con la sua 106, la strada sterrata non era facile ma ce l'ha fatta. Qui lasciamo le moto. Allora adesso faremo una sfida, Simone e Benny hanno una tenda e io e Giovanni ne abbiamo un'altra, i primi due che la monteranno hanno vinto. Purtroppo ha vinto la squadra di Benny e Simone, noi abbiamo avuto qualche difficoltà. Ecco qua, la prima tenda mia e di Giovanni, e il modello è una Saleva Sierra Leone 3. Io dormirò di qua col mio materassino di Kirk, sacco a pelo obsoleto, un altro sacco a pelo, e Giovanni dormirà con tutta la sua roba tecnica da questo lato. Turnaround di questa tenda, dietro a un'altra porta, e passiamo alla tenda di Simone. Facci vedere che cos'è, una Quechua presa al Decathlon. Presa al Decathlon, quella che costava meno. Facci vedere, facci entrare. Guarda, è già pieno di bestie. Benny ha paura degli insetti e quindi non vuole aprire la tenda. No, è che dopo mi girano in faccia. Qui a sinistra chi è questo? Io. Pera, e sull'altra Benny che non ha ancora preparato nulla. Qua c'è anche una sedia da campeggio con un po' di attrezzatura, un bauletto. Attenzione, con tanto di saccoccia, è da pesca questa, palese. Questa è la saccoccia per mettere la droga. Tantissima droga. Andiamo a vedere Giovanni che è qua, si sta preparando per la cena, fornelletto, tutto, lui è attrezzato, ci stiamo preparando con tutta la roba, adesso accendo il fornelletto, facciamo un risottino, in alternativa abbiamo mucche di roba qua da mangiare, snackini di tutto, frutta secca. Allora, abbiamo finito di mangiare il risottino, qui i ragazzi si sono fatti anche i sei kebon perché avevano ancora fame. Abbiamo provato le frutte secche, tanta roba qui, e nel frattempo sto facendo un bel time lapse e qualche foto ho già fatto alla Via Lattea. Si sono avvicinati degli occhietti al nostro campo, Simone con fare temerario va a controllare la situazione. È un gattino, pericolo scampato. Sono tutti già dentro la tenda, adesso tiro dentro la mia attrezzatura, Zenith Tech e roba. Ecco qua ragazzi, il dietro le quinte, sono qui nella tenda a passare circa per ora solo la mia cam, 200 giga di file, 210. Ci vorrà circa un'ora per passare tutti questi file, così domani si può partire con le memory vuote. E dopo si può partire tranquilli e registrare per il giorno numero 2. E ci vediamo domani. Saluti!